il processo robotizzato per l'assemblaggio delle armature in acciaio per la produzione di conci prefabbricati in calcestruzzo armato uso TBM. Prefer 80 SRL ha sede legale e stabilimento produttivo a Seren del Grappa, in provincia di Belluno. Dal 1980 si occupa di progettazione e produzione di armature tecniche in acciaio con processi tecnologici ad elevata automazione. TS Robot SPA si articola su di una superficie di 18.000 metri quadri nella provincia di Brescia e dal 1976 fornisce automazione con soluzioni complete nei processi industriali. Kawasaki Heavy Industries, fondata nel 1906, è leader nel settore dell'industria di base, con lo sviluppo di tecnologie produttive all'avanguardia, quali i robot. Dal 1968 al 2010 ha toccato il traguardo delle 100.000 unità, di cui 12.000 solo nel mercato europeo. Attualmente, Kawasaki è leader mondiale del settore e fornitrice dei maggiori gruppi automobilistici. L'assemblaggio delle armature in acciaio per la produzione dei conci prefabbricati viene realizzato con l'impiego della robotica, con impianti completamente automatici. Questi hanno il compito di garantire qualità e precisione nelle caratteristiche costruttive e la possibilità di certificare tutto il processo produttivo. I semilavorati in acciaio che compongono l'armatura vengono posizionati manualmente dall'operatore in apposite dime all'interno del centro di lavoro del robot. Le dime assicurano un posizionamento di precisione di circa 1-2 mm. Grazie al ciclo di programmazione predisposto, il robot esegue automaticamente l'assemblaggio dell'armatura. Una costruzione in serie di armature per conci dà la possibilità ad un singolo robot di eseguire una produzione costante fino a 1000 punti di saldatura all'ora. Questa tecnologia offre precisione e rapidità nella produzione dell'armatura del concio. Possibilità di realizzare impianti mobili installabili in aderenza allo stabilimento di prefabbricazione che possono essere smontati al termine dell'opera e riconvertiti alle diverse esigenze produttive. Gli impianti robotizzati vengono dimensionati in funzione delle specifiche esigenze del committente e sono costituiti normalmente da una rotaia con colonna mobile, sulla quale sono posizionati uno o più robot. Le postazioni di lavoro dell'impianto sono controllate da fotocellule e permettono agli operatori di lavorare in assoluta sicurezza. L'aspirazione e la depurazione dei fumi di saldatura è controllata dall'installazione di uno specifico impianto. Il portale o la colonna scorrono su rotaie a terra e si posizionano in corrispondenza delle dime nelle quali verrà eseguito l'assemblaggio. Con un'alimentazione di semi lavorati continua su più dime, l'impianto robotizzato potrà eseguire cicli di lavoro senza interruzioni. Ad oggi, l'assemblaggio delle armature viene realizzato con saldatura manuale, non riuscendo però a garantire una piena conformità al progetto, con conseguenze negative sulle prestazioni del concio e sulla durabilità dell'opera. La nostra tecnologia comporta che tutte le armature prodotte sono conformi al progetto per caratteristiche costruttive e dimensionali. Certificazione completa del processo di saldatura grazie all'utilizzo dei robot. Definizione precisa dei costi, di tempi e processi. Produttività sino a 4 volte maggiore del sistema manuale. Eliminazione dell'errore umano. Eliminazione dei rischi di infortunio e malattie professionali. Versatilità del processo grazie al possibile adeguamento post-produttivo.
L'esperienza e le conoscenze acquisite in oltre 35 anni di attività ci hanno permesso di sviluppare questa soluzione innovativa con tecnologia Kawasaki, leader mondiale nella produzione di robot. Il nostro know-how consiste in una produzione con impianti robotizzati, consolidata nel tempo con più di 72.000 ore lavorative e oltre 80 milioni di punti di saldatura eseguiti. Scegliendo la nostra partnership, possiamo offrirvi saldatura ad arco per processi, progettazione e realizzazione di sistemi robotizzati con saldatura ad arco e manipolazione, ricerca e sviluppo di nuovi processi produttivi, supporto tecnico e ingegneristico, grazie alla certificazione internazionale per la progettazione di elementi strutturali in calcestruzzo armato, settore EA34, rilasciato da ICMQ. Avvio dei processi produttivi con formazione del personale. Assistenza tecnica pre e post vendita.